ammaciato. Ecco intanto le unghie lunghissime, ma non infinitamente lunghe come tempo fa, erano arrivate ad essere 25 centimetri a suo tempo. Poi le tagliò. Gail Devers arrivata alla finale dei 100, qui ai favori del pronostico assieme a Bridget Foster, che sarà nella prossima batteria di semifinale. Tre semifinali, prime due subito in finale e poi il ripescaggio dei tre migliori tempi delle atlete inizialmente escluse. La finale è per domani alle 18.05. Mentre triplo sempre con terza Magdalene Martinez, ma gran lotta. In finale ci hanno i tre salti. Anche Barbara là, sesta. Falsa per la corsia 7, Flora Redumi, falsa tradizionale e adesso entra in ballo il nuovo regolamento che prevede che dopo che ci sia stata una falsa di chi che sia, adesso chiunque dovesse provocarne un'altra sarebbe squalificata. Mentre sta per cominciare anche la fase discendente del salto triplo, le prime 8 a cominciare dall'ottava alla prima. Terza nell'ordine di salto sarà Barbara Lang. Sesta in ordine di salto l'italo-cubana Magdalene Martinez. Mentre ricordo Giuseppe Gibilisco 5,70 m e anche se il limite è 5,75 m, il fatto di non aver fatto errori, di essere messo benissimo in graduatoria. Tanto corto il salto di Risopide Vezzi, che sembra aver perso un po' di esplosività. Allora, dicevo, il fatto di non aver commesso errori per Giuseppe Gibilisco dovrebbe dargli la qualificazione alla finale, anche se non dovesse scavalcare 5,75 m, proprio perché alla fine si va al ripescaggio fino a tanti atleti quanti ne servono per arrivare al minimo di 12. Cartellino giallo per tutte le atlete con il nuovo regolamento del primo però è la prima volta che succede in questi mondiali. Fino a questa occasione il cartellino giallo era solo sul cubo di una corsia, anche se in realtà formalmente erano tutte avvisate, donne avvisate in questo caso, ci sarà la eventuale partenza falsa. Intanto, siccome c'è un francese alle prese con i 5,70, tra l'altro sbaglia ed è eliminato, attenzione, Romain Menil eliminato, terzo errore per lui a 5,70, uno dei favoriti, Romain Menil, che rischia di essere fuori dalla finale. Sì, è fuori dalla finale perché scioccamente è entrato in gara a 5,70 ed è silenzio dal pubblico di quella parte. Oggi c'è moltissima gente davvero. Eccolo qui l'errore di Menil mentre stanno partendo le atlete dei 100 ostacoli. Eliminazione incredibile di uno dei favoriti, francese Romain Menil, nella gara dove per la finale praticamente è già qualificato Giuseppe Gibilisco. È il migliore del mondo quest'anno con 195. 100... Si alzano e ancora non ha il tempo. Troppo. Seconda batteria di semifinale, qui invece la più forte è Gail Devers, ma attenzione anche non solo per il fatto che sia francese, a Linda Fergà e poi ancora all'Asina Golding, la giamaicana che avevamo visto prima, e anche Perdit of Alishan, la canadese. Adesso si chiede comunque silenzio a tutti. Abbiamo visto quale dinamicità della Gail Devers nei primi ostacoli nel turno precedente, tanto va Barbara là. Silenzio assoluto stavolta. È la prima che gli speaker riescono ad averlo dal pubblico. Una squalifica, proprio Linda Fergà, questa è l'impressione. Proprio Linda Fergà, fuori dalle semifinali. Momento la squalifica per lei, per Linda Fergà, il pubblico comincia ad avvertire questa situazione. Quinta corsia. Sank, Linda Fergà è fuori. Linda Fergà allora eliminata e sono in 7. Adesso dovessero esserci altre partenze false, sarebbe sempre e in ogni modo squalifica. Proprio perché c'era stata la partenza falsa iniziale, quella della greca Redumi. Chiede l'applauso e c'è la disperazione, ma non c'è protesta per lei che sa di questo regolamento. Ed è crudele, crudele, crudele questo regolamento. 57 millesimi sotto 0,100 e partenza falsa. Crudele anche troppo. Risente la sua squalifica addirittura di un errore altrui. Qualche volta quando si sarà un pochino studiata tattica, ecco, disperazione non è un gran momento per i francesi. Romain Menil, tre errori alla quota di apertura, ma è stato sciocco cominciare da 5,70. Romain, esame di coscienza. E qui invece partenza anticipata per lei che sognava nella finale. Niente di tutto ciò, né per lei né per Romain Menil.
Vergara, che dopo 26 anni, due volte campionessa europea al coperto, ma soprattutto finalista a Sydney nelle Olimpiadi, settima e ancora settima due anni fa ai mondiali in Canada. E vanno in sette per due posti, c'è il ripescaggio dei due migliori tempi tra le tre batterie di semifinale. Non si riesce ad avere silenzio completo. Si va! E allora Gail Devers alla corsia 3. La grande azione, terzo, quarto e quinto proprio per togliersi di torno. Ma attenzione, poi ha avuto un problema probabilmente muscolare la americana, che riesce a difendere il terzo posto. E invece alla corsia 4 una splendida perdita Pelishin. Mi è parso di vedere un problemino per Gail Devers, perdita Pelishin. Vediamo. Perdita Pelishin a vincere questa gara, ma attenzione anche ad Anna Piatich al salto triplo, colei che insegue Magdalene Martin. Ah, ecco qui, proprio un intoppo. L'impressione è che sia stato nell'ostacolo. Ah, no, è qui ancora di più. Perde completamente il passo, aerea la sua azione, qui cerca di ritrovare un minimo di condizione tecnica. Tra il secondo e il terzo c'era stato un piccolo problema. Acuito ancora nel momento del tocco dell'ostacolo, potrebbe essere ripescata, mentre Anna Piatich e la sua misura 12.87 per Gail Devers, che è terza, passano Perrita Felice nella Sina Golding, e siamo ancora su misure dell'ordine dei 14.70, poco più poco meno, nella lotta tra Magdalene Martinez e questa russa Anna Piatich, che l'aveva battuta di 3 cm alla Coppa Europa, prima la russa allora e seconda Magdalene Martinez. L'attesa per la sua misura intanto, Perrita Felishin canadese 12.68, la Sina Golden Clark giamaicana 12.84 qualificate. Per Gail Devers l'attesa per i tempi di ripescaggio 12.67 e poi 14.70 Piatich, 14.70, non scalza Magdalene Martinez dal terzo posto, 14.72 di miglior salto, mentre qui Barbara là. Salto registrato che qui vediamo, ancora buona l'azione dell'atleta friulana, che riesce ad arrivare a misure per lei un tempo inarrivabili. 14.27, le resta il 14.38 e il sesto posto, e adesso Magdalene Martinez, 14.75, 3 cm di vantaggio su Anna Piatich. Ultimi tre salti, questo è il quarto. Il finale un po' così e un po' lo step ha risentito, era stata un'ottima asse di battuta. Bizzotto, che dicono lì? Lo chiedo subito a Pericoli, era partita, mi sembrava di capire dai vostri commenti, piuttosto bene. Sì, ha avuto una partenza di rincorsa sicuramente molto efficace, tra l'altro stiamo vedendo sul replay, ha avuto anche una pedana abbastanza precisa, però non riesce a essere altrettanto scorrevole nei balzi, in particolare nel terzo balzo, che prende sempre con troppa rigidità. Infatti non è cambiato niente. Realisticamente ci sono margini 14.64, ultimi due salti, ecco, sì, abbiamo recepito, ci sono margini di miglioramento per lei? Sicuramente sì, perché non sta ancora centrando il 100% dal punto di vista della qualità dei suoi movimenti, e poi in ogni caso con la piattica che è così pericolosa deve in ogni caso tenere presente che potrebbe non bastare 75, quindi deve metterci un po' del suo. Franco, posso chiedere a Tucciarone, che è arrivato dall'alto, fermati un attimo, sì, che c'è Françoise Mbangueton e torna alla ribalta il duello per il primo posto, quindi due coppie, una per il primo posto, Tatiana Lebediova, Russia 15.16 e Françoise Mbangueton, Camerun 15.05. Deve aver creduto di avercela fatta dopo quel meraviglioso balzo a 15.05, è comunque in grado di provare quantomeno ad agguantare Lebediova. Il suo clan lì in tribuna. Il quinto posto è di Mabel Guy di Cuba, Barbara là è sesta con 14.38 il suo primato, stessa misura di Aliena Gavarova, che però è settima l'Ucraina. Attenzione, Bangu, stavolta più corto, vai pure Stefano Bizzotto. Allora, Tucciarone, visto dall'alto il quarto salto di Magdalene, dicevamo con Pericoli ci sarebbero margini di miglioramento come misure? Sì, i margini ci sarebbero, però ha imboccato una strada che mi piace poco. Oggi fa fatica a trovare la giusta ritmica di rincorsa, anche se sta correndo forte e bene.
E allora proviamo a scegliere un'altra strada. Le ho detto di accorciare un po' la rincorsa e correre come sta facendo. E terzo e sesto i piazzamenti delle nostre in questo momento. Firmerebbe? Firmerei sì, era quello che avevo all'inizio sperato. In questo momento si sta avverando quello che avevo detto. Speriamo che alla fine la situazione resterà la stessa. A te Franco. In difesa quindi. 14.85 il salto di Mbango e Ton, prossima a saltare sarà Tatiana Lebediova, la campionessa mondiale, mentre stanno presentando le atlete della seconda delle tre semifinali e anche oggi molto indietro col programma orario proprio per il gran numero di partenze più che false, il gran numero di al tempo chiamati o dalla singola atleta o addirittura dal giudice di partenza. Tatiana Lebediova vuole il tifo del pubblico, lo splendido 15.16 con cui ha messo a posto le cose per tornare ad essere come due anni fa la campionessa mondiale. Lebediova ha dimostrato di avere grande carattere e dopo un 14.80, un 14.97 è arrivato al 15.16 del sorpasso. Altro più 15 per lei. Vediamo se riesce ad incrementare la russa. Più 15 da segnalare, una splendida asse di battuta mentre vanno sui blocchi le atlete della seconda delle tre batterie di semifinale, che sono Marina Korotieva, Russia, Angela Tede, nigeriana, Misha McKelvey. 15-18 per Tatiana Lebediova, il personale stagionale, troppo tifo del pubblico su altri versanti, cioè per altri settori, allora si sollevano e scatta un altro al tempo. 15.18 per Lebediova, che a questo punto porta un pochino più fuori quota rispetto al possibile, sempre possibile attacco di Mbango e Ton, mentre dietro la coppia Magdalene Martinez Italia e Anna Piatich Russia a lottare per la medaglia di bronzo. Barbara La, ricordo, sesto posto. Qui ricomincia da capo ed è il quinto dei sei turni, Risopi, Devezzi, aspettiamo un attimo Stefano con le ragazze che tornano sui blocchi. Korotieva, Angela Tede, Nigeria, poi Misha McKelvey, molto forte questa americana, ancora di più Brigitte Foster, la giamaicana, e Gloria Losi, la nigeriana naturalizzata spagnola, anche se quest'anno non ha corso ai suoi massimi livelli. Nadine Faustin, Haiti, e poi Yipin Su, Cina, prima di Aurelia Trivianska, Polonia, le 8 di questa semifinale. Favorito in terza e in quarta corsia. Rischia l'eliminazione Gail Devers. La grande partenza di Brigitte Foster, niente partenze false stavolta, poi prova a tornare sotto l'americana McKelvey. Brigitte Foster, McKelvey e Alosi. Brigitte Foster, McKelvey, rischia l'eliminazione invece la nigeriana spagnola, ma anche a questo punto la americana Gail Devers per quel contatto che ha avuto con la barriera, la quinta mi è parso, sesta. Allora primo posto per Brigitte Foster, vento praticamente nullo, meno 0,1, mentre c'è un disco che vola, è quello di Michael Möllenbeck sopra i 65 metri. Brigitte Foster 12,65 metri intanto, Michael 12,65 secondi, qui si perde la bussola tra ostacoli, disco e Möllenbeck che guardiamo con la coda dell'occhio. 12.65 Brigitte Foster, parsa davvero molto ben registrata. Misha McKelvey 12.77 per l'americana qualificate. C'è l'eliminazione per Gail Devers, peccato perché viene meno un duello possibile. Gail Devers, Brigitte Foster era parsa più esplosiva, più in condizione Gail Devers, ma quel errore tecnico. Ecco qui Elena Gavarova intanto nel riquadro. Brigitte Foster e Misha McKelvey, tempi di recupero 12.79 di una sorprendente Aurelia Trivianska, 12.81 della nigeriana spagnola, adesso è naturalizzata spagnola, Glory Alosi. Gavarova. È settima in classifica con la stessa misura di Barbara La. E non sembra incrementare Gavarova. Gail Devers 12.87 aveva fatto, quindi l'eliminazione. Davvero un peccato perché sarebbe stato un gran duello tra Gail Devers, che negli ostacoli qualche problema con le barriere aveva trovato anche a Barcellona 92, era in testa fino all'ultima barriera, è nettissimamente in testa. Tanto Lars Riedel, dicevo nettissimamente in testa, poi incocciò sull'ultima cadde, arrivò trascinandosi quinta e vinse Vula o Paraschivi.
Matulidou, la greca che trova veramente una giornata memorabile e unica nel suo genere. Michel Möllenbeck 66 e 23 per il quinto posto, Lars Rieder è quarto, non gli riesce di eguagliare il record di Sergei Bubka, ma mai dire mai con lui. Il suo disco però si infrange contro la gabbia, come di solito capita più ai martellisti che non ai discopoli. E poi ci sono, allora, i primi tre sono Virgilius Aliekhna, Barbara La, intanto 69-69 per Aliekhna, secondo Robert Fosekas, Ungheria 69-01, terzo Vasily Kaptiuk, tanto per non far mancare, mentre Tucciarone che le dà le indicazioni, per non far mancare una presenza bielorussa sul podio, anche se non è finita. Nel triplo poco fa il salto di Gavarov a 14-20, che quindi non toglie dal sesto posto Barbara La. Questo potrebbe darle ancora un incremento, un po' ha ceduto sul jump. Buona l'asse di battuta trovata, Roberto Pericoli le dà le indicazioni. Diciamo 10 centimetri, 9,5. Anche Lorenzo strilla qualcosa, il suo compagno, 14,38 saltati, 14,37 di seconda miglior misura, 14,34, insomma a terra sempre lì in un fazzoletto, ecco, composta per... e qui qualcosina di più si poteva cavare, si lotta, è una gara proprio la conquista del terreno, quella del triplo, perché non è come il salto in lungo, un asse di battuta e via, ma c'è proprio la lotta in volo quasi. E che battaglia, ci combattendo questa Barbara là, 30 anni, quest'anno ha fatto 4 volte il primato personale. Bizzotto, cosa si dice dalla tribuna? Dice che poco fa Lorenzo Ferrando dava un'occhiata alla prestazione di Barbara, 4 salti fra il 14 e il 27 e il 14-38, hai detto e assumiti le tue responsabilità, qui ci sta il 14-50. Sì, ci sta il 14-50, l'appetito vi è mangiando, però beh, è difficile, ma va bene così, dai. Magari non oggi, ad Atene l'anno prossimo. Sì, pare, dicono che se uno arriva in finale ai mondiali c'è Atene, quindi va benissimo così. È il momento buono del salto triplo femminile, ricordiamo anche Simona Lamantia che si è presentata qui, non una ragazzina, 20 anni, 20 anni in una specialità così tecnica dove si cresce anche alla distanza. L'Italia intanto Mabel Gai, la quinta col suo 14,52 metri, esile, bel talento per questa ragazza, vanno sui blocchi Angela White, canadese, poi Carmen Zampir, la romena, Irina Lenski, Israele, il tecnico intanto della cubana a dare indicazioni, Susanna Kallur, svedese, la giovane ex campionessa mondiale junior. C'è soprattutto Jenny Adams, l'americana, che parte in 6, è partita benissimo. Patricia Girard, come al solito, il tifo per la francese, che poi viene un po' risucchiata, le prime due passano il turno. Molto bene Jenny Adams, molto bene Jenny Adams, si batte Girard, forse lei o forse la giamaicana Vonette Dixon. Mabel Guy poco fa 14,49 metri, bella impressione davvero di Jenny Adams dopo che è stata eliminata la sua connazionale, dopo che anche Anjanette Kirkland ieri era stata eliminata, la campionessa mondiale in carica, che ha dato alla luce un bambino, una bambina in primavera, in maggio, ed è stata qui, ha potuto esserlo proprio per la wild card che deriva alla campionessa mondiale in carica, ha voluto proprio esserci quasi all'insegna di De Coubertin in questo stadio che ospitò, che vorrebbe ospitare i giochi olimpici, mentre Parigi ospitò i giochi del quanti secoli fa? Due praticamente, 1900. Jenny Adams a 12 secondi e 78, l'attenzione per la seconda piazza, Girard o Vonette Dixon. Il pubblico vorrebbe pilotare l'arrivo di Girard, che sembra aver perduto il secondo posto. Attenzione a Piatich, l'avversaria di Magdalene Martinez. Salto nullo, tirano un altro sospiro di sollievo, Stefano Bizzotto lì all'angolo. Sì, c'è stato un urlo, nullo, una specie di coro qui vicino a me. Io adesso, Franco, ti dico, avvicino il microfono a Tucciarone e sentiremo in diretta come Tucciarone giudicherà, commenterà il salto di Magdalene, se sei d'accordo. Sì, c'è anche Giuseppe Gibilisco con Elisabetta Caporale. Elisabetta, non so se abbia tempo, ci sono dei salti da medaglia in circolazione. Lui ha fatto una gara veramente stupenda. Provate a prendere un pochino accordi, eventualmente alla registrazione. Eccolo, Giuseppe, e l'applauso è nostro. E anche, digli pure, di Jacques Freitag, il campione mondiale del salto in alto, che si era visto un po' disturbato dalla sua performance da centauro al Golden Gala. E qui Magdalene Martinez, tutta sua la
performance intanto Vonette Dixon, secondo posto per la giamaicana, e è eliminazione anche per Patricia Girard perché il suo tempo non le permette il ripescaggio. Invece Aurelia Trivianska e Gloria Losi, Polonia e Spagna rispettivamente, le ripescate per la finale. Magdalene Martinez, 14,75, la misura sin qui da lei saltata, andiamo a vedere, 14,75, e da beh, buono, qui si incrementa, attenzione, vediamo bandiera che dovrebbe essere bianca perché si aspetta ancora, altrimenti sarebbe già stata sollevata la rossa, bandiera bianca. Bianca, c'è margine per l'incremento, Magdalene Martinez ha saltato sin qui, 14,67, 6,7, 7,5, 6,6, 6,4, quinto turno con 11 centimetri, 12 quasi, regalati alla misura, attenzione, potrebbe, dovrebbe, vorrebbe essere la misura che la porti un pochino al riparo dall'attacco di Anna Piatecchia. Cos'è questo? 90! Record italiano! 14,90! Record italiano! 14,90! Record italiano! E questo è Tucciarone. Beh, credo che ci sia l'entusiasmo di Tucciarone, ci sia molto se non tutto. Ci siamo tolti un bel peso, credo. Beh, penso proprio di sì. Questa è stata una bella rincorsa, un bel salto. Peccato, un salto così all'inizio della gara poteva valere 15 metri, perché sono convinto che in questo momento sta dando fondo a tutte le ultime energie. C'è ancora un salto comunque. Sì, sì, certo, certo, però fino a questo momento sono cosciente che ha speso moltissimo perché sta lottando veramente in una maniera incredibile. Voltiamoci indietro. Quante energie mangia la pressione, ecco, a un atleta di salto triplo? Allora, quante energie mangia la pressione ad un atleta di salto triplo e cosa a questo punto provano gli atleti alle spalle di Magdalene? Ma gli atleti non sono tutti uguali. E Magdalene fino allo scorso anno, se riusciva a piazzare la misura nel primo, massimo nel secondo salto, era difficile che lei riuscisse a fare un buon salto nella seconda parte della gara. Attenzione. Invece quest'anno progressivamente sta migliorando proprio in questo. C'è un altro più 15 da segnalare di Françoise Mbangueton, bandiera bianca per lei, il 15,18, la cifra da segnalare dall'altra parte, 5 centimetri regalate la misura sin qui, Françoise Mbangueton a 15,05, 14,90 di record italiano di un centimetro per provare a portarci un po' più lontano rispetto alle grinfie, 15,02 per Mbangueton, provare, dicevo, a portarci un po' più lontano rispetto alle grinfie di Anna Piatti, la russa che insegue e che è dietro adesso di 18 centimetri. E splendida continua ad essere la gara di Barbara La, per tutte un salto, per Lebedieva, per la campionessa mondiale che si accinge a completare il quinto turno, anche due salti. E sicuramente la Martinez è molto brava, è il suo quarto primato italiano, la quinta prestazione al mondo quest'anno, lei che diventate italiana due anni fa, dopo la delusione di Cuba che l'aveva esclusa per i giochi olimpici di Sydney, lei che aveva conosciuto nel 97 ebbe Picotti che era andato in vacanza a Cuba, poi si sono sposati, vive a Brescia e veramente vale 15 metri, qui lo ha dimostrato, ancora un salto e per il momento è sul podio quando siamo praticamente a 5 sesti di gara. Lebedieva, per lei penultimo salto, è avanti di 13 centimetri, vuole incrementare, provare, incrementa, vediamo bandiera, nullo, no, è bianca, no, rossa, bandiera, quindi sancisce il nullo, vediamo che, ecco, va a pizzicare la plastilina, e vanno a controllare assieme, proprio di un soffio, 1,07 cm oltre per una misura che sarebbe stato il match point. Elisabetta Caporale, Giuseppe, pazientissimo? Sì, molto paziente, tra l'altro ti ha ascoltato perché per non farlo annoiare gli abbiamo messo l'auricolare perché lui sa, è siciliano, c'è un caratteraccio, non è vero. Bravo, bravo, un'ottima qualificazione in questa finale, raggiunta con un grande facilità. Sì, dai, bene, primo salto 5,50 buono, 5,70 ancora meglio. Va bene, dai, vediamo un po' la finale. Prima di iniziare questi mondiali, prima di iniziare a gareggiare, tu hai detto il mondiale non si può fallire, perché dopo Roma, dopo il bel risultato al Golden Gala, le cose non hanno funzionato come avrebbero dovuto, vero Giuseppe? Ma sai, ho lavorato tanto per questo mondiale, quindi ho fatto le gare in mezzo e arrivavo alle gare un po' stanco. Sinceramente Madrid, dopo Roma, ancora stavo un po', sai, un po' più di là che di qua.
Berlino ero carico di lavoro, non ce la facevo. Zurigo ho sentito buone sensazioni, l'ho detto, solo che ho saltato 5,50, 5,70 non ho cambiato l'asta per fare 5,70, dai, le sensazioni erano buone, si è visto oggi, dai. Poco contava, insomma, si fanno esperimenti, dai, nelle gare che contano fino a un certo punto, ecco, di altissimo. Ti piace? Sì, sì, sono bello. sei bravo. Vediamo presto allora. Senti, sì, Romain Menil. Dopo domani. Il francese. Romain Menil se n'è andato, tre errori alla francese, quota di apertura. Che dire, secondo me era troppo carico di pressione. Cioè, entrare a 5,70 esatto. Forse per lui è una misura facile da fare, ma oggi ha fallito. Davanti al pubblico di casa non è una cosa bella. Vabbè, dai, sai, il salto con l'asta è anche questo. È una specialità bellissima, ma anche un po' bastarda da questo punto di vista, perché è proprio talmente tecnica che a volte tradisce. Sì, dai, che fare, mica ha fallito oggi e che dire, dai, si rifarà le prossime gare. Bocca al lupo. Ciao, ciao. Sì, certamente i francesi di grande tradizione nell'asta più di una volta hanno fallito in rassegne importanti, olimpiadi comprese, ed entro qui il personaggio Maria de Lourdes Motola, Mozambico, che cerca un altro oro, uno dei tanti ori nella gara dei metri 800. Alla strada più sgombra rispetto a quanto pensava ieri, perché non c'è Stefani Graf, quel curioso, insolito e malandrino infortunio, caduta, bottiglia andata in frantumi, e andato in frantumi con l'infortunio anche il sogno di provarci, quantomeno per la ragazza austriaca che temeva di dover smettere con la corsa per via di una malattia che invece poi è riuscita a sconfiggere. E siamo con le 8 che diventano 7. Manca alla terza corsia Stefani Graf, manca ancora un turno di salti anche al salto triplo Risopi De Vezzi, appena completato la gara 14:10, lei che è ottava con 14,34 la greca. Claudia Gesel, Germania, corsia 1, Natalia Krusceliova, Russia, corsia 2, corsia 3 vuota, non c'è Stefani Graf, Austria, Kelly Holmes, Gran Bretagna è in corsia 4, Maria de Lourdes Mutola, la mozambicana, in corsia 5, Amina Itamu, marocchina, in corsia 6, Diane Cummings, Canada, in corsia 7, Akosua Asserua, Ghana, in corsia 8, Panetta. Non che ne avesse bisogno, ma direi che gli si è aperta un'autostrada, prima la Ceblak, poi adesso questo infortunio grave all'austriaca. Ripeto, non ne aveva bisogno, però diventa sicuramente più agevole, ti devi guardare meno intorno. Dagli il pronostico della seconda. Ma io mi stavo giocando la russa e credo che anche la marocchina potrebbe a questo punto avere più chance. Si apre dunque, mentre ha appena completato la sua prova anche Aliana Gavarova, la ucraina, ha la stessa misura di Barbara Lah, che oltre al 14:38 però ha piazzato, tra l'altro nullo il salto di Gavarova, quindi resta sesta, sicuramente sesta Barbara Lah, magari appetito che viene mangiando, provare, ha ancora energie fisiche, adrenalina Barbara per provarci, si passa in 61:20, fa corsa di testa ma non con ritmo piuttosto relativo, tanto sono tutte molto vicine. La Motola difende il titolo, ma pensate che aveva vinto il primo titolo nel 93 a Stoccarda, due titoli mondiali, era già in finale a Tokyo nel 91 quando fu quarta. Maria de Lourdes Motola perde terreno a Kosso Asserua, la ghanese che è già sorpresa di esserci in questa finale, giovanissima, al nuovo primato del Ghana in semifinale. Maria de Lourdes Motola affiancata adesso dalla britannica Kelly Holmes, un po' chiusa Natalia Krusceliova. Non doveva farsi chiudere. Itamu in quarta posizione, si spinge, Kelly Holmes parte da lontano, va via all'interno Krusceliova, va a scavalcare anche la tedesca Claudia Gesel. Kelly Holmes si gira e vede il volto crudele di guarda all'interno Krusceliova per provare la Krusceliova all'interno. Si chiude un po' la strada, va via Maria de Lourdes Mutola, è stata più difficile del previsto, Maria de Lourdes Mutola va a vincere, seconda Kelly Holmes e terzo posto per la russa Natalia Krusceliova. Un 1:59.90, le due amiche possono abbracciarsi, oro e argento rispettivamente, ma insomma ha venduto cara la pelle Kelly Holmes. Andiamo con Barbara Lah, poi il commento. Barbara Lah, qui si chiude una gara splendida per lei e non regge ad una pressione, comunque talmente felice che aveva tanta voglia di andare a festeggiare. Stefano Pizzotto, grande Barbara. Questo era Lorenzo a dire grande.
Franco? Sì, sì, vai pure. Franco? Vai pure, Stefano. Ecco, sta succedendo di tutto qui attorno a me. Beh, insomma, Lorenzo, le lacrime magari dopo, quando ci raggiungi in studio. Sì, ma adesso che inizio a inquadrare me la faccio anche addosso, però è proprio bello, guarda, sono contento. Sesta ai mondiali, non ce l'aspettavamo. Con una gara poi sul, sopra il personale, appena sotto. Una gara sempre sul 30, 26, 34, 38, una meraviglia, sembra un sogno, davvero. Tucciarone, è anche una vittoria di squadra questa. Sì, è vero. C'è anche la Lamantia. Sì, la Lamantia ha fatto una bellissima qualificazione. Io so che la ragazza era un po' demoralizzata dopo la gara, però l'ho vista combattere in pedana. Lei è arrivata a questi mondiali dopo una lunghissima stagione e io dico che si è ben comportata, è una ragazza sulla quale potremmo puntare certamente per il futuro. Mabel Gai, la cubana. Ecco, sta arrivando Barbara, scusate. Posso avvicinarla? Aspetta un attimo, mentre c'è il giro del campo, il giro d'onore per Maria de Lourdes Mutola, la mozambicana, Kelly Holmes al secondo posto, 1:59.89 per Maria de Lourdes Mutola Mozambico, seconda Kelly Holmes Gran Bretagna a 2 minuti e 18 centesimi. Natalia Krusceliova sarà terza, appena completato linea Stefano Bizzotto, Natalia Krusceliova terza, Russia 2:00.29. Perché c'è in ballo adesso la... Stefano? Sì, Franco. Vai. No, ti dicevo, c'è stato un attimo giusto, è corsa qui Barbara, un bacio al fidanzato, poi è corsa via, insomma è un momento un po' particolare. E attenzione, state ancora buoni lì, buoni lì, perché si deve completare la gara per il podio. Certo, perché il bello deve ancora arrivare, giustamente. Amina Aitamou, la marocchina, è al quarto posto, ma attenzione al triplo, attenzione al triplo, è il salto di Anna Piatti, il quart'ultimo. La russa è a 18 centimetri da Magdalene Martinez. Anna Piatti, ottima l'asse trovata, e questo salto non dovrebbe consentirle il sorpasso. Magdalene Martinez, 14:90 per lei, non perde concentrazione. Anna Piatti regala qualcosina, alla misura comunque buona, l'asse di battuta trovata. È il secondo, lo step che cede un po'. Finisce e si siede sulla lontana per questo sesto turno, ed è medaglia di bronzo per Magdalene Martinez, quantomeno, poi ovviamente è già una cosa molto più che sufficiente. 14:64 per Anna Piatich. Magdalene Martinez sembra conservare concentrazione, il posto sul podio è già suo, vanno a saltare ancora in tre lei, poi Mbango Eton e Tatiana Lebedeva. Stefano Bizzotto. Daglia Tucciarone, adesso cosa passa nella testa di Magdalene? Ma io penso, non vorrei che avesse interpretato. Io oggi prima della gara le ho detto di lottare fino in fondo, a questo momento potrei dire che è superfluo, però se lei si sente, ecco, di saltare ancora magari per tentare di raggiungere la barriera dei 15 metri. Vediamolo allora, vediamolo, sì. Vediamolo, attenzione, forse un incremento ancora, si aspetta con la bandiera bianca ed è salto valido, 14:90 record italiano in occasione del quinto, quel appuntamento che chissà se rinviato o meno con la barriera dei 15 metri, grande gara di Magdalene che regala 7 centimetri alla misura come da sensori e come da grafica. Magdalene Martinez molto composta questo finale con una chiusura che poteva essere ancora migliore, vediamola a questa misura, 14:90 si inchina medaglia di bronzo, è sicura, 14:86. Grandissima gara. Ha tortato la sottolinea a te. Grandissima gara, Tucciarone. Grandissima gara, 6 salti oltre i 14:65, una cosa incredibile. Nessun nullo. E la consapevolezza di valere già i 15 metri. Sì, sì, ma non è importantissimo che li abbia realizzati in questa gara. Io penso che ci saranno altre occasioni e spero che questo sia solamente l'inizio di una carriera, di un... non so, ho iniziato così con Fiona, mi piacerebbe tanto che anche Magdalene continuasse allo stesso modo. Nota a margine, Tucciarone sta tremando. Non ci sono dubbi, anche la sua voce tremava. Françoise Mbango Eton, la camerunense non trema, 2 anni fa con l'ultimo salto
tolse il, ecco, c'è anche il marito lì a fianco, Giuseppe Piccotti, tolse la medaglia di fatto a Magdalene Martinez, a 2 anni di distanza la medaglia è tornata, corsi e ricorsi storici, stavolta Mbango Eton prova a raggiungere quel qualcosa di più che vorrebbe dire medaglia d'oro che è lontana 13 centimetri, eccola la camerunense, forse nullo e anche corto il suo salto, va anche a vedere ma è superfluo il fatto, è corso, e allora forse con Beppe, il marito di Magdalene Martinez, è nullo il salto di Mbango Eton, seconda. Sì, esattamente. Quindi titolo mondiale per colei che vinse 2 anni fa, Tatiana Lebedeva, la russa che avrà ancora un salto, Stefano. Sì, Piccozzi, oggi se la chiamiamo signor Martinez non si offende. Basta che non mi chiamiate Piccozzi. Senta, una bella impresa, una bella medaglia, il record e soprattutto una grande saldezza di nervi. Il pagamento di tutti gli sforzi che ha fatto. Come l'ha vista in gara? Decisa, come non mai. L'appuntamento con i 15 metri? Quando vengono, vengono. A te Franco. E siamo a Tatiana Lebedeva qui, l'epilogo di una gara veramente bellissima, con via via per le varie atlete la quadratura del cerchio sulla rincorsa e misure sempre più lunghe. Ha fatto nullo di pochissimo Tatiana Lebedeva in occasione del salto precedente e qui ha margine per provare a fare ancora di più. Il 15-18 ormai toltasi di mezzo la pressione, di nuovo campionessa del mondo, ha un primato di 15 metri e 32, quest'anno aveva 15 e 12, ha saltato 15 e 16 prima e poi 15 e 18. Lars Riedel per il suo ultimo lancio nel riquadro, ultimo salto in assoluto per il triplo, è nullo il suo salto, si chiude qui il salto triplo che regala, ed è la soddisfazione immensa comunque per Tatiana Lebedeva, il salto triplo che regala la medaglia a Magdalene Martinez, l'atleta italo-cubana muove il medagliere italiano e per la Russia il titolo con una, al termine di una gara molto bella che a un certo punto sembrava aver preso la strada della camerunense Françoise Mbango Eton, ma non si devono fare i conti con o senza Tatiana Lebedeva. Ecco Lars Riedel, il suo lancio va a completare la gara, vediamo se sarà capace. No, non basta, saluta, niente record di titoli per lui, gli restano i 5 e conclude al quarto posto. Mancano ancora i lanci dei primi tre che potrebbero, che sono molto vicini, soprattutto il primo ed il secondo. Vasily Kaptiuk a questo punto ha conquistato una medaglia, dovrebbe essere quella di bronzo, mentre c'è Paolo Casarsa e ci sono tutti gli altri alle prese con i 400. Ultima gara della prima giornata della 2 giorni del Decathlon. Parliamo di medaglie per l'Italia ai mondiali, questa è la 31esima. Ecco, tornando al triplo, il sesto posto di Barbara La riporta alla memoria il sesto posto nell'edizione d'origine del salto triplo femminile ai mondiali, 93 Stoccarda, allora 14 metri 17 per Antonella Capriotti che per la prima parte era addirittura in lotta con la medaglia di bronzo, la romana trapiantata nel veronese, record italiano fu allora 14-17, che fu insomma la prima piccola, media, grande pietra miliare di questa specie. E allora qui 31esima medaglia, la prima di questi campionati, medaglia di bronzo, Magdalene Martinez, primato italiano con 14-90, in meno di un anno ha portato il primato di Fiona May che era 14-65, in 4 successive prove ha preso 14-90, affianca così i nomi di Mennea, Bordin, Lambroschini, Ornella Ferrara, la 4% maschile, Fiona May, Elisabetta Perrone, Stefano Baldini, tutti al bronzo dei mondiali. Corsia 4 per Paolo Casarsa che ha una completa qui, una prima giornata che solitamente qualche problema glielo dà. Non è partito Andy Duibi, il tunisino che è molto forte nei 400 metri. C'è in seconda, in terza corsia Claston Bernard, eccolo Paolo Casarsa, giamaicano, l'atleta in corsia 3, Paolo Casarsa in 4, ha un primato di 50 secondi e 60 centesimi. Andrei Niklaus, il tedesco, in corsia 5, Attila Zhivotsky, ottimo quattrocentista, in corsia 6, e poi Vitaly Smirnov alla corsia 7, Zhivotsky in ritardo, Casarsa è sui suoi limiti, Claston Bernard va a vincere, atleta piuttosto pesante in questo rettilineo finale, non vince lui, troppo pesante giamaicano nel finale, vince con 49, 48 e 98 il l'Uzbeko, l'atleta dell'Uzbekistan, Vitaly Smirnov, arriva
veramente stremato Attila Givotsky, che ha nel salto in alto la sua specialità principe. L'attesa per il tempo mentre sta completandosi anche la gara di lancio del disco con Fosekos, che si sta presentando in pedana per l'ultima possibile spiaggia per provarci a battere il lituano Virgilijus Aliekhine. La vittoria qui di Vitalij Smirnov. Vasily Kapchuk è terzo con 66,51 m, 66,28 m e quarto posto per Lars Riedel, quinto Michael Möllenbeck, Germania, 66,23 m, Franz Kruger, il marito della saltatrice di triplo finlandese Heli Koivula, vice campionessa d'Europa, ma non in questa finale la finlandese, è Kruger sesto con 65,26 m. Mancano i lanci dei primi due. E vediamo Paolo Casarsa e diciamo la conclusione del disco. Andiamo con Aliekhine in diretta, è già campione del mondo, ha lanciato poco fa. Ui, il primo oltre i 70, peccato che sia nullo di pedana. Primo e unico sarebbe stato oltre i 70 metri, nullo di pedana. Ha chiuso con il botto, ma botto che non verrà registrato. Più di 70 metri per Virgilijus Aliekhine, Lituania, medaglia d'oro per lui. 8,78 fase cash nell'ultimo lancio. Elisabetta Caporale. Sì, con Gail Devers. Gail, you're out of the final and we're very sorry. We know that you are. Ci dispiace, sappiamo che naturalmente dispiace a te. What is the feeling now? Cosa sei? Well, it's over, you know, and I can look back and what I'm proud of is my body. My body actually recovered through the rounds. I felt great through all the rounds. In the semifinal here, I felt like I got out well the first three hurdles, and my speed kind of got me in trouble. I was too close, hit it really bad with my trail leg, the fourth hurdle, and it took me two hurdles to get back on track, and in a race of this caliber, it doesn't work like that, so it just was not meant to be for me. Sta parlando della difficoltà di trovare il giusto ritmo, e in una gara come questa, senza il ritmo giusto e facendo degli errori in alcuni ostacoli, non c'è nessuna possibilità. Beh, we'll see you again, very soon. Yes, thank you very much. Bye-bye. Vediamo presto. E i mondiali perdono un grande personaggio, appunto come Gail Devers. E l'ipotesi di un bellissimo duello tra lei e l'atleta in piena evoluzione, la giamaicana Bridget Foster. Mentre chiuso anche il lancio del disco, 69,69 m per Virgilijus Aliekhine, Lituania. Robert Fosekos, Ungheria, secondo con 69,01 m, terzo Vasily Kapchuk, Bielorussia, 66,51 m. E questa è la bandiera di Lietuva, come si dice in lingua baltica, in lituano, la Lituania. Si è preso la revincita, due volte secondo ai mondiali, una volta quarto. Sempre ride la batterlo. È sempre davanti questo colosso. Attenzione, il Decathlon perde un grande personaggio, il campione olimpico Erkin Uhl, che porta sempre al seguito un gran numero di tifosi, il suo fan club. 800 metri, Elisabetta Caporale e Maria Mutola. Con la vincitrice degli 800, Maria, so it seems that this year no one can beat you. Quest'anno nessuno ti può battere. Well, I mean, I'm just very, very glad and happy this year that I'm running. I've been running very good races and everything's been working well. Coming here to the World Championships and win gold medal is very important, so I'm very happy. Thank you very much. Sì, no, sono molto molto felice di essere riuscita a fare bene quest'anno e quindi sono molto felice di quel che ho fatto. Sto per andare a recuperare le nostre tripliste. E Maria Mutola può diventare il 5 settembre la donna più ricca del Mozambico se vincerà Bruxelles l'ultima tappa. Ammesso non lo sia già. Sì, certamente, per quello che sta facendo, $1 milione, lei campionessa olimpica 3 volte, campionessa del mondo all'aperto e soprattutto una vita interessante tra l'America e il Sudafrica e ogni tanto una puntatina nel suo Mozambico. E allora la lotta per questo Decathlon, dopo 4 prove è avanti Dmitry Karpov a sorpresa per il Kazakistan, poi Tom Papas, 3657 Karpov, 3616 Tom Papas, Brian Clay l'americano 3529, poi Roman Chevrolet il primatista mondiale 3509, 100
50 punti di ritardo dal primo. Elisabetta Caporale. Come anche Daniel Martinez, che oggi ha voluto stupirci e stupire se stessa. Volevi 15 metri, però insomma la medaglia c'è. Sì, sì, la medaglia c'è, ma soprattutto stava cercando 15 metri. A un certo punto ho lottato fino alla fine, ho fatto 90, 88. Penso che 15 c'erano. Devo migliorare un po' la caduta così, ma sono contenta. Poi avevi detto che lo sentivi addosso sto questo 15 metri, te lo sentivi nelle gambe. A un certo punto Docciarone era un po' preoccupato perché ti aveva detto fai tutto quello che puoi, lotta fino alla fine, ma lui bastava già quello che avevi fatto fino a un certo punto. Sì, sì, quello è vero, ma comunque io sentivo che poteva fare di più, anche perché poi uno non si può arrendere mai fino alla fine. Era sempre Mbango Eton che questa volta, insomma, non è riuscito a portartela via una medaglia. No, 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 comunque sono brava tutte e due e sono contenta perché ho fatto anche il mio personale e penso ancora di migliorarmi e già che sto su questo livello qua penso che 15 metri non è che siano lontani, insomma. Quest'anno hai fatto molto bene, tanti primati italiani, migliorando te stessa, trovando i ritmi giusti, l'allenamento giusto, ogni volta ne abbiamo parlato. Sì, sì, soprattutto sì. Vuoi fare allenamento di professionista, bisogna allenare tanto come un professionista, devi rinunciare a tutto e alla fine ho raggiunto il mio obiettivo e ho preso la mia prima medaglia al mondiale. Come hai affrontato psicologicamente questo mondiale? No, psicologicamente abbastanza tranquilla, perché guarda, con le gare che ho fatto l'anno scorso così, un po' di esperienza l'ho avuto, con lo che quest'anno anche psicologicamente sto meglio. Complimenti, ti aspettiamo in studio. Grazie. 400 con i migliori del Decathlon, con Tomasz Wozzak in corsia 2, Lev Labodina intanto prende una brutta strada Brian Clay, che si è fermato, era al secondo posto dopo quattro prove del Decathlon, il finale con Roman Chevrolet spalla a spalla con Tom Pappas allunga. Tom Pappas che va a vincere con un grande tempo, 47-60 l'americano davanti a Roman Chevrolet. Non è partito in questa serie Erki Nouli, il campione olimpico che dicevo si porta a spasso sempre un gran numero di tifosi, il suo fan club meno numeroso del solito stavolta, ed erano queste probabilmente le avvisaglie di una condizione non esaltante per Nouli, che è stato costretto al ritiro. 47-58 il tempo di Tom Pappas, Roman Chevrolet chiude con 47-90. Da poco ci sarà la possibilità di avere anche la classifica dopo la prima giornata, ma intanto Elisabetta Caporale. Barbara là, e allora, questa è una gara della vita, una gara delle più importanti della tua vita? Sicuramente la gara più bella della mia vita, sono felicissima, non ci credo, veramente, sono contentissima. Si vedeva dalle immagini, si vedeva l'emozione, abbiamo sentito, ascoltato l'emozione del tuo compagno Lorenzo. Sì, sicuramente hanno partecipato tutti, Lorenzo, la mia famiglia, il mio allenatore Medesani, la mia società che mi è stata vicina in questi giorni. Sono contenta perché ho delle persone veramente valide vicino a me e che mi spingono sempre ad andare avanti, mi hanno spronato anche in momenti in cui volevo mollare tutto e hanno creduto in me e spero di averli ripagati. Quanta energia ci vuole, quanta forza anche d'animo ci vuole per continuare tutti questi anni a cercarlo questo risultato buono? Ma ci vuole tanta passione, vuol dire amare lo sport, vuol dire amare l'atletica, quello che fai. Io mi ritengo fortunata perché faccio un lavoro che amo e questo è stato il mio stimolo ad andare avanti e sono felicissima, guarda, oggi. Turno dei salti, quando eri prima, non avevano saltato tutte ma eri prima, che cosa hai provato? Ma no, io sinceramente ero preoccupata perché vedevo le altre che erano molto vicine e infatti mi sono indurita un po' al secondo e terzo salto perché avevo paura delle altre che mi buttassero fuori dalla finale. E invece dopo sono riuscita a rilassarmi un attimo e il quinto salto ci ho provato e niente, poi è andata come è andata. In studio potrai riabbracciare Lorenzo, lo teniamo in ostaggio così abbiamo te in studio, brava Barbara. Ciao, grazie. E allora, completata per due terzi di queste serie la prima giornata del Decathlon, Paolo Casarsa nella prima serie ha ottenuto 51,63, un secondo grosso modo dal suo primato. Nella classifica della successiva serie è uscito, tanto c'è il ritiro anche di Jon Arnar Magnusson, che non partirà in questa seconda di serie dei 400 del Decathlon. Qui intanto il francese Laurent Hernu
per qualche squalifica, per l'uscita dalle qualificazioni di salto con l'asta. Non è stata una grande giornata per la Francia. Patrizia Girard è rimasta a sua volta di... è stato Stefano Bizzotto. Franco Bragagna, sono con un signore che qualche anno fa giocava parecchio bene al calcio, Michel Platini. Che effetto le fa vedere lo Stade de France dedicato all'atletica leggera? Qui la Francia ha vinto il mondiale. Ma quando abbiamo fatto questo stagio nel 92-97, avevamo messo le condizioni che ci sia una pista di atletica, perché a quel momento il Parigi e la Francia volevano anche i giochi olimpici, perché se un giorno noi abbiamo i giochi olimpici non dobbiamo rifare un altro stagio per avere una pista per l'atletica. Ha portato fortuna all'Italia, con lei presente abbiamo vinto la prima medaglia. Vengo domani, spero che ho un'altra medaglia per l'Italia e anche per la Francia. Qual è l'atleta, mi riferisco all'atletica leggera, preferito da Michel Platini? A me piacciono le semifondo. Il mezzo fondo. Mezzo fondo, Elgue Rouge, sì. Dall'800 al 5000 mi vanno bene, belle, bellissime cose. Anche se il Platini calciatore era tutt'altro che un mezzo fondista, insomma era più l'elemento di classe, no? Facevo da tutto, ero come il decathlon. Senta Platini, rischia di non cominciare il campionato di calcio, siamo le solite in Italia. A questo non conosco le vicende di questa storia, ho sentito questo come in Spagna la stessa cosa, ma mi sembra giusto che le piccole squadre vogliono anche avere i soldi della televisione. Ecco, le grandi squadre invece pensano ad una Superlega, no? Ah, le grandi squadre non vogliono mai dividere i soldi per le piccole. Grazie Platini. E siamo alla terza serie dei 400 del Decathlon, che completa proprio qui con questa serie e senza Jón-Arnar Magnusson, l'islandese che dice basta, non era andata granché, anzi era andata malissimo sin qui per lui e quindi non va avanti. C'è Laurent Hurnu, il francese. C'è anche Kjell Warnes, Olanda. Un eccellente quattrocentista. Jón-Arnar Magnusson, l'islandese, ha un primato di 46 e 49, ma lo tiene ancora, regge quel primato perché si è ritirato proprio prima di una delle sue migliori gare, perché sin qui non era andata granché, anzi, un paio di gare completamente sballate, uno in particolare. Conoscendo i decatleti c'è da pensare che se quando uno abbandona perché proprio ha capito che non c'è più nessuna possibilità, perché sono animati da grande spirito questi eroi dei due giorni sulle 10 gare, danno sempre tutto, poi hanno creato un vero clan, un vero gruppo, una vera famiglia, e gente come Magnusson o qualcun altro che abbandonano vuol dire che veramente non sono in condizione. E qui intanto la gran bella volata all'esterno di Christian Ranu, il 47 e 34, mentre arrivano praticamente stremati, è Dmitry Karpov, l'atleta del Kazakistan. Dmitry Karpov, che ha un primato di 48 e 53, aveva un primato di 48 e 53, atleta che si migliora a vista d'occhio su tutto. Si ricordava la sua vittoria quest'anno in Italia alla Multistars, il meeting di prove multiple più prestigioso, che fa parte del challenge internazionale della federazione, ed è questo un atleta che sta crescendo piano piano, o quasi quasi forte forte, con una struttura fisica che lo rende davvero abile sia nelle prove di forza che ancora di più nelle prove di agilità come questa, e nelle prove di tecnica e anche di eleganza. Quindi un atleta veramente completo, al quale manca ancora un pochino di forza per i lanci, soprattutto i lanci lunghi. E soprattutto domani ci sarà il giavellotto e disco. Questa mattina aveva 100 metri in 10.72, aveva vinto la terza batteria, poi si era cimentato nel salto in lungo con 7.75 piuttosto bene, aveva vinto nel suo gruppo, poi un 15.51 di peso, poi c'è stato il salto in alto e ora i 400. Domani si proseguirà con gli ostacoli, il disco, ci sarà il salto con l'asta, il giavellotto e in conclusione i 1500 metri. Ci siamo di questi decatleti che si impegnano molto, quest'anno hanno già fatto 2-3 decathlon dalla primavera ad oggi, siamo alla vigilia dell'anno olimpico e dunque bisogna talvolta un po' registrare. Del resto conosciamo questi atleti da lunga data, ogni anno c'è almeno un appuntamento importante, campionati europei, campionati mondiali, olimpiadi, e poi sono atleti come Pappas, che ha vinto il mondiale indoor al coperto a Birmingham. C'è la prima giornata
diretta con Tom Pappas, 4546 ha allungato in modo deciso, peccato per il suo connazionale Brian Clay che si è infortunato proprio nei 400. Roman Schäberle però prova a rimontare su di lui, non ancora a tiro, però la seconda giornata tutto sommato favorevole a Schäberle potrebbe dare. C'è un risultato sorprendente sin qui, il terzo posto del giamaicano Bernard Cleston. Si porta più avanti anche grazie a qualche ritiro Paolo Casarsa, che a questo punto è in classifica quindicesimo. Andrea Fusco. Sì, allora andiamo in studio Franco, perché affrontiamo immediatamente, mentre qui vediamo le immagini relative all'arrivo dei 400 del Decathlon. Allora, è il momento dei 3000 siepi. Un grande specialista è stato Francesco Panetta, che in questo servizio ci svela i segreti, come affrontare questa prova durissima. Amici, oggi vorrei spiegarvi alcune caratteristiche, qualche peculiarità di una gara che onestamente conosco molto bene, i 3000 siepi. Sul percorso di questa gara troviamo 35 barriere da 91 cm, 5 delle quali sono composte da una buca riempita d'acqua che in gergo chiamiamo riviera, solitamente posta all'interno della pista, a volte all'esterno. Questa specialità coniuga la velocità dei 5000 metri, la fatica dei 10.000 e l'abilità del salto ad ostacoli. Gli atleti che corrono questa gara, spesso dominata dagli africani, si dividono in due categorie: quelli tecnici, spesso veloci, che arrivano dalle distanze più corte, o quelli resistenti, dotati di grande forza e dell'elasticità muscolare. Io appartengo a questa categoria, mentre i due tedeschi che mi sorpassano in questo salto sono un ottimo esempio di tecnicità. La stessa cosa non si può dire di questo keniano, Michael Kipiego, che sfrutta la sua dote elastica come arma per non spezzare il ritmo. Questa dote viene saltata quando la riviera è posta sul lato esterno della pista, come in questo caso in occasione dei mondiali di Roma 87, e permette agli atleti di percorrere più strada fra gli ostacoli senza grande interruzione di velocità. Per questo motivo un'ottima soluzione è il valicamento della riviera senza appoggiare il piede. Gli africani in questo sono dei maestri, ma provare ad imitarli è quasi sempre controproducente senza le loro capacità elastiche. Per finire, un consiglio a chi si avvicina per la prima volta a questa specialità: quando non vi sentite sicuri, poggiate sempre il piede sulla trave, eviterete di cadere. Franco, adesso ci ha raggiunto in studio anche Lorenzo Ferrando, che è il compagno di Barbara là, ma andiamo a presentare adesso i 3000 siepi, questa finale attesissima e incerta. Andiamo io, va bene. Sì, Franco, vai tu adesso, dicevo appunto, no, presentiamo i protagonisti e poi parleremo con Lorenzo Ferrando, e ci raggiungeranno anche le due azzurre che sono impegnate prima in conferenza stampa e poi devono sostenere l'antidoping. Ma adesso spazio alla gara, poi dopo la gara, ti chiedo scusa ancora due secondi, parleremo delle emozioni viste sempre da Francesco Panetta relative ai 3000 siepi. Prego, a te. Allora, keniani e non keniani, nel senso che, eccolo, si vede là dietro nello sfondo un atleta keniano d'origine, lo era di cittadinanza anche fino a pochi mesi fa, settimane fa, cioè Said Sahim Shahin, l'atleta della Qatar, 21 anni, così il suo nuovo nome in realtà, Steven Cherono per tutti. Steven Cherono, che ha suo fratello che corre con il Kenya, Abraham Cherono, poi c'è Ezekiel Kemboi del Kenya, e a completare Ruben Koskei. È rimasto fuori un keniano dalla finale. In questa finale c'è anche il francese Bouabdallah Tari, spagnoli, c'è il primatista europeo Simon Freeman, ha visto il suo primato eguagliato proprio da Bouabdallah Tari. Gli spagnoli sono Luis Miguel Martin e Eliseo Martin. E poi c'è José Luis Blanco. Maliesin è atleta che è stato capace di fare grandi cose in carriera, ma quest'anno e anche in questo mondiale nel primo turno non ha fatto cose strepitose. Favorito che dovrebbe essere il keniano del Qatar, cioè Saif Said Shahin, ex Steven Cherono, ma io dico Ezekiel Kemboi in nettissima crescita, giovanissimo, del resto coetaneo di Cherono, Steven Cherono, il keniano del Qatar. È stato capace quasi di affiancarlo e di batterlo nel rettilineo finale del meeting di Zurigo. È finita un centesimo a favore del keniano del Qatar, Francesco Panetta. Sì, Franco, sono sicuramente d'accordo con te. A me è piaciuto molto sicuramente Kemboi. Vorrei vedere meglio Tari, che quest'anno ha stabilito alla pari merito il record europeo sulla distanza. Onestamente, a parte la semifinale, durante l'anno non l'ho mai visto correre, sono curioso di capire cosa potrà veramente fare.
L'Italia nei 3000 secoli in un recente passato ha avuto buone tradizioni. Panetta, ricordiamo, ha vinto nell'87 a Roma, poi ha fatto seguire una brillante medaglia d'argento 10.000 metri, ma vorrei ricordare anche Alessandro Lambrustini a Stoccarda, terzo, medaglia di bronzo, e poi un certo Angelo Carosi, arrivato bene 4 volte in finale, oggi ancora in attività come maratoneta. Vice campione europeo nel 94 a Helsinki, proprio dietro ad Alessandro Lambrustini, in quell'occasione 3 italiani in finale e terzo Francesco Panetta. Intanto do una notizia, è un bel po' che cerco di darla ma poi mi dimentico, cerco di interrompermi ma non riesco ad interrompermi. Eliminata Alison Felis, la americana, la giovane 18enne che aveva il miglior tempo dell'anno sui 200 metri, è arrivata piuttosto dietro nella sua semifinale. E qui Abdelkader Ashlaf, o meglio nel suo quarto di finale, Yoshitaka Iva Misu, che aveva ottenuto il primato del suo paese proprio in batteria. Ci sono due atleti, tanto 3 spagnoli, Luis Miguel Martin, Eliseo Martin e José Luis Blanco, 2 della Qatar, uno effettivamente originario del Emirato del Golfo Persico, cioè Hamis Abdullah Saifeldin. E poi c'è questo Saif Said Shahin, ex keniano, faceva Steven Cerono e lo chiameremo Steven Cerono, anche se Steven Cerono ha tra i 3 keniani presenti il fratello Abraham Cerono. Ezekiel Kemboi, capace di grandissimi finali, e poi il campione mondiale in carica Ruben Koskei. Partono, addirittura c'è gioco di squadra, c'è gioco di squadra con il Qatar che prova ad andare avanti. Francesco Panetta è stato l'ultimo atleta bianco a vincere 3000 siepi e l'ultimo europeo. Dal 1991, ai campionati mondiali di Tokyo, ha sempre vinto il Kenya, un atleta del Kenya. Gioco di squadra, Francesco Panetta. Ma può essere sicuramente una gara veloce dall'inizio, è quella che ti sbroglia sicuramente meglio la matassa, evita rischi che possono capitare, sì, sono partiti velocissimo, ma evita appunto anche rischi di cadute e comunque rende una gara simile a quella del meeting, di facile interpretazione, e il più forte sopravvive. Una gara impostata sul ritmo, come solamente fanno i keniani. Quest'anno 8:02:48, il miglior tempo al mondo, proprio il meeting di Zurigo, che è un po' il tempio dell'atletica, il miglior meeting al mondo. Subito 8:02:49, un centesimo lo dividono il primo e il secondo tempo. L'atleta del Qatar, che abbiamo appena ricordato, corsa in seguimento. Tanto ha rischiato di cadere uno dei 3 spagnoli. Come faceva Panetta talvolta agli europei, che voleva sorprendere tutti andando via. Ti ricordi, Francesco? Ma qui c'è un gioco di squadra stabilito a tavolino, perché l'atleta della Qatar meno forte, che però in carriera aveva un 8:13:45, fa da gregario al suo neo compagno, cioè Saifeldin, a lanciare Steven Cerono e poi dietro gli altri Panetta. Probabilmente qui si manifesta da parte dei 2 atleti del Qatar la paura di Kemboi, perché sicuramente pensano che su una gara impostata su ritmi veramente veloci possono metterlo quantomeno in difficoltà. Quanto dovrebbero passare al primo chilometro? Tempo indicativo, Francesco? Non ho idea, perché non ho riferimenti, sto guardando in questo momento sul monitor, però sicuramente stanno andando forte. Esaurito il lavoro del primo degli atleti del Qatar. Sì, ma infatti continua comunque Steven Cerono, col suo vecchio nome, perdonatemi se continuo a chiamarlo così, a tirare molto forte. Bisognerà vedere quanto lui riuscirà a tenere alto questo ritmo, che mi sembra veramente folle. Steven Cerono è allenato da Renato Canova, seguito adesso da Abraham Cerono, quindi un fatto di famiglia. Comunque è un atleta di 2 nazioni diverse. 2:36:24, mamma mia. Beh, un atleta che comunque ha dalla sua anche una grande resistenza, perché non dimentichiamo che vanta un 13:48, se non sbaglio, o comunque un 12:50 sui 5000. Sì, ha battuto Hisham El Gerouj nell'occasione in cui Hisham El Gerouj, esatto, ha provato ad Ostrava in Cechia nel debutto sui 5000 metri. Kemboi comunque non lo molla, questa è una distanza ancora buona per tenerlo sotto tiro. Allunga Steven Cerono il lavoro per lui del neoconnazionale Saifeldin, che lo ha portato con un 2:36 al primo 1000. Allunga e qui ci può scappare addirittura il primato. E siamo sul ritmo da 8 minuti, attenzione. Ci può scappare il primato, quello di Brahim Boulami del Marocco, 7:53:17, mentre qui più dietro non cede ancora completamente Hamis Abdullah Saifeldin.
Le condizioni climatiche ci sono tutte comunque, bisogna vedere adesso quanto riuscirà a tenere. Mi sembra che stiano viaggiando tutti e due allo stesso ritmo e qui è una gara sicuramente dal doppio risvolto. Davanti sicuramente sei molto sicuro, però non sai dietro come sta il tuo avversario. Poca umidità, 34%, temperatura 26 gradi. E qui il gruppo con Bouabdallah Tari che praticamente ha alzato bandiera bianca, c'era poco da sperare con quei fenomeni keniani là davanti, keniani in tutti i sensi, il keniano naturalizzato atleta della Qatar, eccolo, Steven Cherono, adesso di cognome fa Shaheen. Comunque ancora lunga Franco, ha mollato Abraham Cherono dietro e sta spuntando Ezekiel Kemboi, l'altro keniano si passa la riviera senza appoggiare il piede sopra, lo fa invece in questo caso, l'ha fatto Ezekiel Kemboi che adesso parte alla possibile rincorsa, parte alla possibile rincorsa di Steven Cherono, ha mollato Abraham Cherono, perlomeno non riesce a tenere questo ritmo infernale. Mi sembra un po' sulle gambe, mi sembra un po' in questo momento sulle ginocchia. Steven Cherono, vero? Sì, esatto, mi sembra che rimonta il ragazzetto keniano. Sì, Ezekiel Kemboi ancora facilita l'azione da sua. Terzo posto per Abraham Cherono e poi il marocchino Ali Yezin, poi ancora lo spagnolo Luis Miguel Martín. Vediamo il ritmo, se il secondo chilometro si ferma a 5.12, viene attenzione mantenuto. Mentre la telecamera indugia qui, si avvicina sempre di più Ezekiel Kemboi, va a velocità doppia, si aprisse l'inquadratura, si vedrebbe Ezekiel Kemboi, eccolo, si è imballato. Ezekiel Kemboi al secondo chilometro, percorso in 2.43, ha preso l'ex connazionale, adesso chissà se si ferma, lo guarda, si ferma. Va via mentre si è bloccato praticamente Steven Cherono, una gara di inseguimento, una gara per certi aspetti un po' folle di Steven Cherono che però non molla, mentre poi questo è il resto del mondo con Abraham Cherono che attualmente tiene il terzo posto. Allora la reazione però di Steven Cherono, gara entusiasmante, Steven Cherono ha un po' rallentato. Sono stanchi tutti e due Franco, sono stanchi tutti e due chiaramente, la rincorsa è stata durissima, però io al suo posto tirerei dritto. Una gara che sembra di ciclismo, sì, questa. Però lui dovrebbe tirare dritto, è molto più fresco, forse non se ne è reso conto. Mancano due giri. La gioventù di tutte e due sta mettendoci del suo, mentre rimonta Bouabdallah Tari sotto l'incitamento del pubblico per un possibile terzo posto a questo punto. Oltretutto Bouabdallah Tari a grande finale. Adesso passa di nuovo avanti Said Shaheen, meglio conosciuto come Steven Cherono. Dall'altra parte ma devono stare attenti spagnolo. Dietro attenzione, devono che dietro stare attenti può dietro. Essere la grande giornata di qualcuno, compreso lo spagnolo Martin. Bisogna stare attenti dietro perché stanno temporeggiando troppo. Lo spagnolo Martini è stato quarto a Edmonton due anni fa, battuto proprio dai keniani. Se aprissero l'inquadratura vedrebbero il gruppo che rimonta. Gruppo che rimonta in maniera nettissima con addirittura non uno ma due spagnoli, il primo dei quali è Luis Miguel Martín che viene adesso passato dall'altro spagnolo José Luis Blanco. Gara veramente entusiasmante anche perché in quel gruppo c'è Bouabdallah Tari e la gente ovviamente fa decisamente il tifo per lui. 450 metri di conclusione, siamo all'ultimo giro. Infocata la situazione con davanti Ezekiel Kemboi, poi Steven Cherono, Kenya e Qatar rispettivamente, poi ci sono i due spagnoli, Luis Miguel Martín e adesso si porta sotto anche Bouabdallah Tari quando manca davvero poco. Eliseo Martín e lì Luis Miguel, parte adesso Ezekiel Kemboi. Parte Ezekiel Kemboi, ma adesso di nuovo Steven Cherono, gara memorabile, gara incredibile che solo i keniani potevano fare così bella. Keniani in tutto e per tutto, oppure lo keniani spagnolo tiene Franco, lo spagnolo tiene. Martin poco più dietro, Luis Miguel Martin, mentre ancora si battaglia davanti Luis Miguel Martin, anzi Eliseo Martin che va per la medaglia di bronzo, ma prova qualcosa di più. Bouabdallah Tari non riesce a tornare sotto ed invece Ezekiel Kemboi, il kenianino della Toscana Atletica, stringe ma Steven Cherono trova spazio. Steven Cherono, vittoria del Qatar, 8.04.39, il secondo posto di Ezekiel Kemboi Kenya ed il terzo posto poi per Eliseo Martin della Spagna, quarto Bouabdallah Tari, il quinto posto per Abraham Cherono. Una gara assurda dal punto di vista tattico, incredibile, inimmaginabile Panetta. Sì, sconsiderati al massimo, solo loro, hai ragione tu, potevano farlo, ma bellissimo, io credo di non aver mai visto una gara di siepi così emozionante dal primo all'ultimo metro, almeno negli ultimi anni.